Posso Filippo Ferenza qui con una nuovissimissimissima food review. Oggi parleremo di un nuovo prodotto in casa Mulino Bianco, ovvero i Baiocchi Choco. Ed eccolo qua, il nuovo attentato alla linea scherzo ovviamente della Mulino Bianco, che con una novità dietro l'altra riesce a modificare già uno dei loro biscotti più famosi, ovvero i Baiocchi, aggiungendo che cosa? Beh, una bella tavolozza di cioccolato al latte. Ed eccoli qua nel loro in tutto il loro splendore, i Baiocchi Choco, che predominano in questo nuovo packaging, che devo dire molto piccolo, che cambia in un formato da tubo, diventa un pratico packaging. 6 monoporzioni da 2 biscotti pagati 2,39 euro, ci sottolineano ovviamente novità, tavoletta di cioccolato al latte senza olio di palma ovviamente, e i nostri Baiocchi Choco in bella mostra. Dietro, come sempre, possiamo trovare tutti gli ingredienti principali del Baiocco, ovvero cialda di biscotto fragrante e tavolette di cioccolato al latte con nocciole. Come piace a voi ovviamente le informazioni nutrizionali e ovviamente tutti gli ingredienti belli schiaffati qua nel retro della confezione. Ovviamente la raccolta differenziata, che aiuta la natura, che non fa mai male. Aprendo la confezione possiamo trovare immediatamente i nostri fantastici Baiocchi Choco. E da un punto di vista di comodità vi posso dire che sono perfetti in questa monoporzione da 2 pezzi, che sicuramente sarà comodo da portare in ufficio, oppure per uno snack veloce al lavoro, oppure non abbiamo tempo, dobbiamo sbrigarci e quindi una colazione al lavoro perché è troppo tardi. Confezione molto facile da aprire e all'interno troviamo, bam, il nostro Baiocco. Da un lato la famosissima cialda con la scritta Baiocchi, dietro in una grafica, devo dire, ad altissima definizione. Non mi aspettavo che la tavoletta di cioccolato fosse così bella chiara e pulita, la nostra tavoletta di cioccolato. Ora passiamo alla parte vera di tutta quanta questa storia, ovvero l'assaggio. Primo morso, inconfondibile la fragranza del biscotto che si unisce a questa tavoletta di cioccolato al latte e riesce veramente a crearti un'esplosione di sapori in bocca. Come potete vedere, si può notare distintamente la cialda di sopra e la tavoletta di cioccolato. Un gusto che sinceramente è diverso rispetto al classico Baiocco. Si nota molto di più, è molto distinto il sapore di cioccolato da un lato e cialda dall'altro, mentre rispetto al Baiocco classico vi posso dire che il sapore è molto più netto, i sapori sono in un certo senso più mischiati, invece qui si nota queste differenze di sapori. Come detto prima, il punto a favore rispetto al classico tubone dei Baiocchi è la praticità. Questa monoporzione la potete portare veramente ovunque e ne potete gustare 2. E un altro plus è ovviamente che non diventeranno mai secchi e asciutti, perché ne mangiate 2 e non è successo niente. Ne mangiate altri 2 e non è successo niente. Ne mangiate altri 2 e non è successo niente, però poi succede che la scatola finisce e poi dobbiamo andare al supermercato e comprarne altri. Vi posso dire senza ombra di dubbio che questo prodotto vale veramente la pena provarlo, non solo per alternativa al Baiocco classico, ma come ho detto prima per la praticità e anche per un gusto diverso rispetto al classico Baiocco a cui la Mulino Bianco ci ha abituati. Mentre rispetto ad altri tipi di biscotto, senza fare nomi, l'Aringo è un gusto totalmente diverso, senza ombra di dubbio, ma vi posso dire che
vale assolutamente la pena provarli, come tutti quanti i prodotti Mulino Bianco alla fine. E quindi ragazzi, che dire, spero che la recensione dei nuovissimi Baiocco Choco vi sia piaciuta. Ovviamente ringrazio la Mulino Bianco per questa ennesima novità. Non, come dico sempre in tutti quanti i miei video, non sono stato pagato dalla Mulino Bianco per fare questa recensione. Mi diverte veramente farli, mi diverte soprattutto mangiare tutto quanto questo ben di Dio. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, condividetelo ovunque e buon appetito!